E buonasera a tutti amici, bentornati sul canale. In questo nuovo video, questa sera vorrei portarvi con me a fare due curve con questa bella Fantic Caballero Scrambler che qualcuno di voi, se mi state seguendo, avrà già visto nel primo video. E a proposito, volevo ringraziarvi tutti quanti per i commenti che mi avete fatto, ma soprattutto per le curiosità che mi avete sollevato, i vostri dubbi, le vostre domande, alle quali mi ha fatto piacere rispondere e che mi hanno dato spunto per fare a breve un nuovo video dove vi parlerò un pochino più nel dettaglio di tutti i difetti e i pregi di questa Fantic, visto che vedo che c'è tanta curiosità e tante persone che mi hanno scritto perché ce l'hanno anche loro o perché la vogliono prendere e vogliono informarsi un po'. Quest'oggi, in questo video, andremo a fare due curve di notte. E vi farò anche un piccolo focus sulla fanaleria full LED di questa moto e vedrete che anche andare di sera a fare due curve sarà un piacere perché lo potremo fare in tutta sicurezza visto che questi fanali illuminano veramente veramente bene. La moto è tutta pulita e ingrassata e pronta a questo giro. A tra poco. Ok amici, finalmente ci siamo. Siamo alla base del percorso che andremo a fare. E come potete vedere dalle immagini, insomma, si vede che il fascio di luce è già notevole con gli anabbaglianti. Vi ricordo che questo faro è un faro lenticolare, che peraltro è una caratteristica che io sappia abbia abbastanza unica nel panorama delle moto, diciamo, come fanaleria. E ora vi faccio vedere gli abbaglianti, anche se qui comunque c'è un po' di luce, però insomma vedrete dopo quando li userò la luce è veramente. Siamo pronti, niente più chiacchiere e ci risentiamo in cima.
Ragazzi, siamo arrivati in cima. È stato veramente eccitante. L'unica cosa che quando sei in piega, diciamo, l'illuminazione non è più, servirebbe una luce che segua la curva, per essere pienamente sicuri. Poi io la strada la conosco abbastanza e in certe curve mi fidavo, in alcune meno. Comunque il caballero se l'è cavata veramente bene. Ho toccato più volte i piedi, le punte dei piedi, quindi piegare si piega, anche perché questa moto ha su delle semitassellate che sono parecchio morbide per quello che ho potuto vedere finora, quindi magari non dureranno molto, però pur essendo semitassellate sono veramente, tengono da Dio. Detto questo, io ora mi calmo, faccio riposare un po' la moto, la faccio raffreddare scendendo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!